Una folla commossa, composta e attonita nel silenzio ha reso l'ultimo tributo alla salma di Giuseppe Di Martino per gli amici Peppe, giovane di 22 anni, vittima del tragico incidente stradale di via Porto Salvo la notte dei festeggiamenti della Nazionale di Calcio. La cattedrale di San Giuliano, colma di fedeli, parenti e amici di Giuseppe, una vita spezzata tragicamente per circostanze legate a un destino crudele che non ha lasciato alcuna attenuante al giovane ragazzo. Fuori, dinanzi al sagrato della chiesa, campeggiavano due gigantografie murali, di cui una, volta a rappresentare tutti i momenti gioiosi della sua breve esistenza, e sul muro del campanile si ergeva un altro poster murale con su scritto «Peppino, sei il nostro sorriso più grande». Al rito funebre celebrato dal vescovo della diocesi di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri, non sono mancati i momenti di commozione. Il resto solo dolore, rabbia, disperazione e ancora tanta, ma tanta commozione. Già una commozione che si percepiva nell'aria e si leggeva negli occhi lucidi degli astanti. Altro momento toccante, l'uscita del feretro dalla chiesa, laddove si sono sollevati lunghissimi applausi intercalati dalle lacrime a singhiozzo di amici e presenti. Indescrivibile il dolore dei genitori. A conclusione delle esequie si sono alzate al cielo centinaia di palloncini, sia bianchi sia rossi, a simboleggiare i colori della vita, della purezza e dell'amore. Nel contempo la bara di Peppe veniva issata al cielo e con queste immagini che lasciano e colpiscono nel segno la città intera con una piazza stracolma che ha accolto oltre un migliaio di persone, Giuseppe Di Martino ha compiuto il suo ultimo viaggio con destinazione Paradiso.